Sicily Lovers, io sono Tania e in questo momento ci troviamo a Montelepre, provincia di Palermo. E io costruisco gioielli interamente a mano, partendo dalla progettazione di una mia idea, realizzandola attraverso diverse tecniche, dalla saldatura, la satinatura, fino arrivando alla colorazione con gli smalti, prendendo spunto da un fiore o da un tema che particolarmente mi colpisce e cercando anche di personalizzarlo. Ogni pezzo è singolarmente unico perché è fatto tutto interamente a mano. Non usiamo attrezzi di lavorazione industriale. Io ho anche la passione per i fiori e per le piante. Allora, cosa c'è di più bello di un fiore? E mi sono ispirata ai nostri fiori, i fiori siciliani, cercando di imitare ogni singolo fiore, ma seguendo il mio gusto. Sono nata in Venezuela intanto. I miei nonni sono immigrati alla fine degli anni 50. Mia nonna era una sarta. Lei è stata un po' la colpevole perché io mi mettevo accanto a lei e cucivo degli abiti. Infatti poi sono tornata in Italia, ho fatto l'Accademia di Belle Arti e mi sono diplomata in moda. Però nel frattempo bazzicavo le botteghe del centro storico e qualche artigiano mi insegnava qualcosa. Poi me ne sono andata a Milano. Ho lavorato nel mondo dello spettacolo, lavoravo sui costumi di scena e quando sono stata in tour conobbi un ragazzo di Montelepre che, guarda caso, i miei sono originari di Partinico. Conosco questo ragazzo, ci innamoriamo tra la distanza, torniamo in Sicilia perché abbiamo deciso di far crescere la nostra famiglia qui. Perché effettivamente c'è un bel sole, c'è una bella terra, ci sono dei valori e ho dovuto ricominciare da capo. In questo periodo conosco una persona che mi ha dato l'opportunità che si chiama Pietro Muratore. Lui è il presidente dell'associazione ALAB. Quando eravamo in associazione ho iniziato a esporre i miei gioielli tanto per capire se funzionava, perché partivo dal mondo dello spettacolo e ricominciavo nel mondo del gioiello. Allora abbiamo visto che c'è stata della richiesta, è andata piuttosto bene e ho deciso di avviare la mia attività come designer, lavorando solo esclusivamente con i gioielli, seguendo tecniche interamente artigianali che ho appreso seguendo le botteghe dei vecchi artigiani, vecchia scuola. Allora, nel periodo del lockdown, partendo dal 2020, ho avuto un colpo di fulmine con il giardinaggio. E allora, siccome non potevo acquistare i fiori e le piante, ho iniziato a farli. Anche perché ho delle piante che non mi volevano fiorire, allora dico basta, me li faccio io. Allora, ho iniziato prendendo spunti sui nostri fiori siciliani, come ad esempio il gelsomino, che è una pianta che evoca anche i nostri nonni, i nostri ricordi, la nostra infanzia. Poi ho pensato anche al girasole. Il girasole è un fiore che secondo me è anche più romantico della rossa stessa, perché il girasole si gira dove c'è il sole, dove c'è la luce. Quindi quando regalate un girasole è come se regalasse qualcosa di veramente importante alle vostre persone care. Poi abbiamo per esempio le pomelie. La pomelia è la regina di Palermo. Nasce dal fatto che prima si regalava ogni pezzettino di talea per piantarla in una casa come nuovo augurio, come ricordo da una zia, ricordo di qualcuno caro. E quindi, se ve ne rendete conto, quando tornerete a Palermo troverete tutti i balconi pieni di pomelie. E ogni fiore ha una storia da raccontare. Qui abbiamo il classico fiore di cera. Ve li ricordate i fiori di cera? Sono difficilissimi da far sbocciare. Per una volta che sbocciano sono uno spettacolo. Infatti è stato lui l'autore del fatto che io iniziassi a farle fiori, perché la mia pianta mi ha fatto disperare. Qui abbiamo la cineraria, che è un fiore che rappresenta la calma. Poi abbiamo l'ortensia. Signore e signore, questo si regala alle donne capricciose. Se la vostra moglie fa un po' la capricciosa, potete regalare l'ortensia, perché rappresenta il capriccio.
E poi per ultimo abbiamo il mandorlo. Il mandorlo rappresenta la primavera, perché dopo che finisce il freddo e l'inverno fioriscono i mandorli, un fiore tipico in Sicilia. Questo è il mio laboratorio dove nascono tutte le mie creazioni. Adesso vi faccio vedere come nasce un gioiello. Vi faccio vedere come procediamo alla saldatura. Riscaldiamo i pezzi che sono già stati precedentemente tagliati. Aggiungiamo il borace, che è una sostanza che farà abbassare i punti di fusione. Poi passiamo alla saldatura. Preferisco aggiungere al pezzo magari più grande e piano piano iniziamo a mettere le palette che sono già state precedentemente in tinte di borace. E poi metteremo in acido. Adesso iniziamo a fare le palline, i fichidindia o i figurigna. Utilizzeremo una saldatura in argento che ha una temperatura di fusione inferiore alla saldatura di ottone. Vedete come si scioglie la saldatura sotto? Dopo che è stato messo in acido, lo mettiamo in acqua, perché se non limi poi ti tagli l'orecchio. Dopo averlo satinato, il risultato sarà questo. In genere io lavoro l'argento, l'ottone e le pietre. Le pietre effettivamente sono un mondo e ognuna di loro ha qualcosa di particolare. Per esempio questa è la crisocolla. La crisocolla nasce dagli ossidi di rame. Adesso passiamo allo smalto. Adesso passiamo al forno. Con questo è il risultato finale. Abbiamo finito di far asciugare lo smalto e abbiamo realizzato queste splendide palle di ficolindia. In più non poteva mancare anche il ciondolo, che vi farò vedere. Il bracciale. E per ultimo l'anello. Caro Sicily Lover, non vedo l'ora di realizzare qualcosa per te, fatto a mano, di unico e con una storia dietro che magari ti riporti alle tue radici. Per me è un onore rappresentare anche la Sicilia con l'artigianato locale. Ciao Sicily Lover, tanti ciuri saluti della Sicilia.